Tutte le volte che raccontiamo questo progetto, vediamo che le persone a cui lo diciamo sono sempre molto interessate. Però la maggior parte delle volte ci rendiamo conto che non è un progetto facile, che i prodotti che facciamo difficilmente diventano virali e che i nostri video interessano molto una volta che li si scopre, ma è molto difficile scoprirli. È molto difficile che le persone li condividano con la stessa rapidità con cui condividono di solito un video virale. E da questo c'è stato anche, da questo c'è stata anche la spinta a fare la campagna crowdfunding, perché noi in realtà non vogliamo adattare i nostri prodotti a quello che è il pensiero più comune, la forma più comune di video che di solito si distribuiscono sul web, video un po' divertenti, un po' comici, che raccontano le cose con delle modalità anche alle volte che non condividiamo. In questi giorni, in questa prima settimana di campagna, abbiamo visto un notevole incremento di fan sulla nostra pagina Facebook e anche di iscritti al nostro canale YouTube, di visualizzazioni, oltre che ad avere i primi risultati da un punto di vista economico. E questo è il primo segnale che possiamo davvero essere indipendenti, soprattutto se ci aiutate a portare avanti questa campagna con la stessa motivazione con cui l'abbiamo cominciata.